Benvenuti al punto, come sempre pronti ad approfondire temi legislativi, amministrativi, diciamo l'attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Lo facciamo oggi con Gianfranco Chiacchieroni che è il capogruppo del Partito Democratico. Benvenuto e benvenuto a Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia Salve. e presidente del Comitato per il controllo e la valutazione. Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì. 29 ottobre, quindi come capite bene, siamo a due anni dal terremoto del 2016 che ha colpito la Valnerina. Due anni ci saranno diverse cerimonie per ricordare quel 30 ottobre 2016. Parliamo di numeri. Eh, sul cospicuo numero di edifici danneggiati sono ad oggi 1.300 le pratiche avviate, 400 i cantieri avviati, 80 i lavori conclusi. Proviamo però a fare una sintesi insieme ai nostri ospiti, cominciando da Gianfranco Chiacchieroni. Sì, eh, il, la fase di ricostruzione eh, del territorio. Umbro colpito dal sisma del 2016 eh, sta entrando nel vivo della propria attività. La legge che abbiamo eh, licenziato eh, come Consiglio regionale e prima come seconda commissione di cui fa parte anche il collega Morroni eh, raccoglie tante indicazioni che vengono dal territorio. Eh, dai comuni colpiti e è una legge a servizio della ricostruzione stessa. Noi eh, dal sisma, dal primo evento che è eh, del 24, della notte del 24 e 25 agosto 2016 e poi successivamente 26-30 ottobre 2016 a seguire tutte le scosse fino agli inizi del 2017, eh, abbiamo seguito mh, passo passo l'azione della protezione civile coordinata con la regione e con la protezione civile nazionale e con le varie ordinanze emesse che aveva questo senso. Eh, manteniamo e rimettiamo eh, in vita le attività eh, economiche, le attività sociali eh, prima possibile. Questo è stato appunto il filo conduttore e su questo... Eh, ci siamo mossi e abbiamo accompagnato quindi la realizzazione delle oltre 700 ehm, ehm, chiamiamole casette così eh, ci capiamo bene eh, realizzate sia norcia, preci e cascia e eh, tutta la fase della ricostruzione delle attività economiche sia artigianali sia eh, di ristorazione sia commerciali eh, e le scuole che sono state realizzate tendono tutte appunto a mantenere le attività in piedi in Valnerina nel territorio colpito. Questa è stata la strategia. Con la legge eh, sono contento che c'è stata una convergenza importante con tutte le forze a partire dal lavoro che il consigliere Morone ha fatto in commissione. Eh, con la legge si entra nel vivo della ricostruzione. Bene, vi eh, informo che stiamo preparando uno speciale proprio su questi due anni dal terremoto in Valnerina che trasmetteremo eh, nelle prossime settimane con numeri, con immagini. Insomma, speriamo di potervi, dare, regalare in questo caso un documento, documentario, diciamo così, su quello che è avvenuto e quello che si sta facendo. Roberto Morroni parlava della legge regionale per la ricostruzione approvata. Dal Consiglio regionale, dall'Assemblea legislativa qualche settimana fa senza voti contrari, no? soltanto con astensioni. Allora. Sì, credo che sia stata un'espressione di voto importante quella che ha visto convergere le forze di opposizione, un voto appunto di astensione che vuole esprimere la consapevolezza e anche il senso di responsabilità delle forze di opposizione circa uno strumento normativo che serve, che è necessario perché noi dobbiamo imprimere maggiore velocità alla ricostruzione. Insomma, questi due anni non sono immuni da, da ritardi, la gestione del terremoto del centro Italia ha evidenziato purtroppo molte lacune, eh, anche in questi giorni per decisione del governo nazionale abbiamo assistito... Ad un provvedimento che rischia anch'esso di non andare nella giusta direzione, vale a dire la scelta di centralizzare tutto nelle mani della figura del commissario nazionale governativo e quindi di esautorare in qualche maniera i commissari che erano rappresentati dai presidenti delle, delle regioni, insomma, quindi è una scelta che non va nella giusta direzione, no? eh, perché chi conosce il territorio, chi ha avuto come L'Umbria anche già un'esperienza, ahimè. Più che consolidata su questo versante, insomma, c'è bisogno di stare più vicino alle realtà per assicurare anche una capacità di intervento più incisiva. Non sembra essere questo lo spirito che anima il governo nazionale, ci rammarichiamo, però per quanto riguarda la dimensione regionale abbiamo cercato di dare il nostro contributo. E il voto di astensione è stata anche la risultante di un ruolo, lo ricordava il consigliere Chiacchieroni, che eh, abbiamo cercato come opposizione, in particolare Forza Italia. Un ruolo attivo durante tutta la fase di costruzione del provvedimento, durante la fase di partecipazione che il provvedimento ha registrato, che è stata una fase ampia, che ha visto il coinvolgimento di molti soggetti, anche con l'apporto di idee e di contributi costruttivi per migliorare il testo. Noi stessi, ripeto, abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali... Sono stati recepiti integralmente, altri parzialmente, ma insomma abbiamo cercato di partecipare attivamente alla costruzione di un testo che potesse garantire i due obiettivi che richiamavo, qualità della ricostruzione e soprattutto velocità in questa fase, imprimere velocità. Il provvedimento non è esente da, da alcune critiche ed è per questo che non abbiamo dato il voto favorevole, però insomma credo, ripeto, che l'astenzione che abbiamo dato sia di per sé un segnale importante di responsabilità e di attenzione dell'opposizione. Allora, una crisi sismica, chiacchierone che ha colpito in maniera particolare anche e soprattutto no, le attività produttive, 393 domande di, di delocalizzazione di queste attività commerciali, eh, per il 90% provenienti dal eh, comune di Norcia. Che eh, Norcia sarà? Che Valnerina sarà? tra dieci anni, vent'anni, speriamo anche, anche meno, insomma, una volta eh, conclusa questa fase della ricostruzione. Una Valnerina migliore, secondo lei, dal punto di vista paesaggistico e anche quindi ambientale? Ah, sì, c'è grande attenzione eh, da parte dei cittadini eh, di Norcia mh, nel ricostruire eh, in maniera ordinata e mh, anche con un impatto Gradevole eh, da un punto di vista paesaggistico, tutte le strutture che sono state lesionate. Eh, nello stesso tempo c'è anche tanta voglia di fare eh, lo stesso incremento di presenze turistiche dopo la crisi del 2016, dell'anno appunto trascorso 2016 e 2017. L'incremento sta a dimostrare eh, la capacità di accoglienza. In questa dimensione di grande difficoltà sia delle strutture, però le strutture che sono in piedi stanno lavorando e stanno dando delle risposte, e quindi sia in termini economici e sia in termini anche di presenze. In altri ambiti, quali possono essere l'agricoltura, c'è molta voglia di fare, molta voglia anche di fare di più, e questo si vede dalle imprese agricole, dalle imprese zootecniche. Eh, da tutte le attività che sono eh, in maniera incessante presenti nel territorio anche eh, nonostante eh, l'attività sismica e le lesioni che si erano verificate molto gravi perché ad alcuni sono stati distrutti totalmente agriturismi, eh, abbattuti e così via, però c'è una grande volontà e io penso che sarà una Norcia molto bella e molto più accogliente con strutture anche eh, di livello e di qualità. Quindi c'è grande volontà e anche le stesse imprese artigiane si stanno dando da fare e stanno cercando anche intese collaborative. Con altre imprese del territorio umbro, ma non solo, per ridare vita ad attività economiche. Quindi io sono molto fiducioso perché la gente di Norcia è gente anche molto laboriosa. Morroni, eh, la Valnerina, Norcia, Cascia, ma un po' anche tutti gli altri comuni, Preci, insomma e gli altri, rappresentano un punto di riferimento no, per l'economia regionale che parte. Eh, Dall'ambiente, quindi è un turismo ambientale, ma il riferimento è anche a espressioni culturali di grandissimo rilievo e poi le hanno gastronomie, insomma, no? eh, per cui è, è diciamo un polmone possiamo dire importantissimo per il PIL eh, regionale. Ecco lei che pensa: sarà una fase eh, dove mh, si sapranno sfruttare eh, occasioni per migliorare ancora di più. Eh, questo, questo polo attrattivo? Ma l'area in questione è indubbiamente un'area di pregio nel panorama regionale e non solo, per le ragioni che lei ricordava. Ci sono forti potenzialità, ci sono forti vocazioni sul fronte ambientale, sul fronte storico-culturale, sul fronte paesaggistico, enogastronomia. Certamente il terremoto eh, ha rappresentato uno squarcio importante, però... Come veniva ricordato poco fa, quelle popolazioni sono popolazioni che stanno dando prova di una forte resilienza. Da qui però il monito a fare in fretta. La velocità della ricostruzione è un tema centrale, non è un tema da trascurare, dovrebbe essere eh, all'attenzione di tutte le forze, il governo nazionale, il governo regionale. Bisogna fare in fretta. Certamente questa consapevolezza ha trovato spazio anche all'interno del disegno di legge, della legge oramai approvata dall'Assemblea legislativa, perché non a caso è stato previsto anche uno strumento proprio per imprimere ulteriore slancio e dare anche una caratterizzazione ancora più netta, più forte in termini di prospettiva, attraverso il master plan a quelle che sono le chance di sviluppo che poi il territorio necessariamente deve cogliere. Non è una questione solo di quel territorio, di chi abita quel territorio, ma deve essere tale sentita e perseguita dal governo regionale con grande determinazione. Eh, turismo, parliamo di turismo perché poi la Valnerina è anche polo attrattivo a livello turistico un po' in tutte le sue parti, Il turismo più religioso è quello di Cascia, un turismo diverso è quello di Norcia, ma alla fine viene fuori un numero importante per per l'economia regionale. E parlando di turismo mi viene in mente che c'è una cosa che, che vi lega, no? che è in comune tra voi due, che è quella dell'albergo diffuso. Eh, Chiacchieroni nel su nella precedente legislatura, in questa, sempre, diciamo, puntato no? su questa forma di turismo. Eh, Morroni da sindaco di Gualdo Tadino, è stato uno dei pionieri invece, che ha messo in pratica. Questa, questa situazione? E cosa ci può dire? Come ha risposto e soprattutto è giusto puntare in questo ambito? Beh, credo che quella che lei richiamava della, del, della partenza, dell'attivazione di questa esperienza in termini di ricettività sia stata una delle esperienze innovative più significative del mio mandato da sindaco della mia città. Quello dell'albergo diffuso è stata una scelta felice, una scelta vincente. Eh, coronata tra l'altro da un successo ormai consolidato, perché questa struttura sta facendo registrare dei numeri estremamente positivi, si è affermata in maniera molto rapida l'attenzione eh, dei turisti, è una delle strutture privilegiate nel nostro territorio. Questo, naturalmente, mi fa un immenso piacere. Credo che sia un'esperienza alla quale eh, l'intero territorio regionale, quindi le tante realtà, che compongono la nostra regione possano e debbano guardare con estremo interesse, perché si parla spesso dei cambiamenti nei stili, nei, nei, nel modo anche di eh, effettuare la vacanza no? che caratterizza ormai i flussi turistici, è vero che a questo debba, debba però corrispondere anche una capacità di innovare le forme di ricettività e l'albergo diffuso credo che sia una forma estremamente... Eh, calzante per la natura, il tessuto urbano, le caratteristiche dei nostri borghi, delle nostre piccole realtà. Eh, ed è per le caratteristiche di elasticità, di adattabilità al territorio, davvero un'occasione importante ed un volano di sviluppo, perché vorrei ricordare che una delle caratteristiche fondamentali dell'albergo diffuso non è solo il fatto di non avere più una... Unità unica dove risiedono tutti gli spazi di ricettività della struttura alberghiera, ma è diffusa proprio perché sa ramificarsi nel territorio con diverse location. Ma un altro aspetto importantissimo dell'albergo diffuso è che questa realtà deve innestarsi nel contesto urbano all'interno del quale è ubicata e intrecciarsi con altre esperienze, come ad esempio quelle della ristorazione, perché l'albergo diffuso, ad esempio. Consente di dormire all'interno, consente anche la colazione, ma magari per mangiare si deve andare ad altre parti. E quindi è una realtà che vive intrecciandosi con le altre del mondo ricettivo del territorio e funge da stimolo anche per questo. Quindi è un'esperienza estremamente positiva. Chiacchieroni, musica per le sue orecchie, perché lei ci sta puntando sì, da tempo. Sì, insomma, nella scorsa legislatura abbiamo cercato di adattare eh, nel testo unico eh, sul turismo questa tipologia eh, che eh, inter può interessare tutti, eh, non vi possono essere appunto eh, preconcetti verso questa tipologia o, o contro o eh, in maniera smodata a favore, perché si tratta, e qui un appello soprattutto ai comuni e anche agli operatori, si tratta di... Mettere a leva quel patrimonio che eh, i cittadini italiani hanno sostenuto con uno sforzo economico-finanziario che è stato recuperato attraverso gli interventi post-sismici, soprattutto nella fascia appenninica che va da Gualdo o, eh, passa per eh, tutta l'area del Folignate e che in eh, Nocera Umbra, Valtopina e così via che in qualche maniera eh, sono sottoutilizzate o poco utilizzate, di mettere a leva eh, questi spazi, eh, queste strutture, questi appartamenti e così via per eh, fare accoglienza, per organizzare una forma di accoglienza che sia appunto diffusa in tutto il territorio. D'altronde queste forme eh, di economia eh, e di valorizzazione trovano eh, oltre a questa iniziativa che eh, si è caratterizzata nel comune di Tadino, un'altra iniziativa post-sismica post che è quella della riscoperta di Rasiglia, che è un borgo che sta nel comune di Foligno, che ha avuto un successo enorme di visitatori. Proprio eh, dopo il terremoto, con la riqualificazione, la rivalutazione di questo oh, borgo, oh, c'è un turismo nuovo che prima era... Sconosciuto a quel territorio. Quindi queste sono tutte forme per mettere a leva e questo lavoro, appunto, va fatto sia il censimento dei beni che si possono mettere a disposizione, sia l'appello alle imprese, va fatto soprattutto dalle amministrazioni comunali che conoscono approfonditamente e sanno anche la disponibilità che c'è a mettere a disposizione questi beni per queste attività. E io penso che ci sia un grande lavoro da fare. Tutti insieme la rete dell'istituzione e la rete dell'associazione di imprese. Entriamo in un altro argomento, abbiamo meno di dieci minuti alla conclusione della trasmissione. Mi piace parlare di infrastrutture, che è uno eh, dei temi no? che anche nelle ultime settimane, insomma, interessano l'attività dell'Assemblea legislativa, soprattutto la seconda commissione, in questo caso, della quale eh, ne fate parte o comunque partecipate, vedo sempre alle riunioni, che è quello della viabilità e il famoso nodo di Colle Strada, il eh, l'insediamento prossimo eh, venturo di un'altra attività molto importante eh, proprio a Collestrada in un centro commerciale 2 possiamo definirlo, parliamo chiaramente di Ikea eh, con le difficoltà che a livello di viabilità ci sono, facciamo un esempio veloce insomma Morroni arriva alla Gualdo Tadino, fa la nuova Perugia Ancona e comunque problemi quando si arriva a Collestrada sicuramente li trova Chiacchieroni a Collestra non ci arriva perché viene da Marciano. Io questa mattina per fare Foligno Perugia ci ho messo un'ora e 25 minuti eh, per fare 40 chilometri. Sono problemi chiaramente oggettivi. Come andrà a finire nuovo, questo nuovo progetto previsto per Collestrada a Chiacchieroni riuscirà a risolvere i problemi o comunque, altro punto a lei come pure a Morroni, particolarmente diciamo, caro, è l'altro nodo, quello de, di Perugia, no? quello che dovrebbe eliminare soprattutto per chi va all'interno della città l'attraversamento delle gallerie. A quando e se si potrà fare questo, questo intervento questi interventi? Io ho lanciato un appello all'Assemblea legislativa, a tutte le forze, dicendo, visto questa situazione di difficoltà e di emergenza del traffico che c'è nel nodo di Perugia, vista la previsione... Eh, di nuovi insediamenti, eh, anche commerciale, eh, dobbiamo porre la questione del nodo di Perugia come uno dei nodi nazionali. Non è Bologna, eh, non è mh, Raccordo di Roma, però è uno dei nodi dove il traffico nazionale si svolge, proprio in virtù del fatto che due trasversali, la Civitanova-Foligno e l'Ancona-Perugia, eh, confluiscono tutte sul nodo di eh, Ponte San Giovanni e quindi se non ora quando affrontare insieme con il governo del paese la questione del nodo di Perugia perché eh, tutti gli scambi eh, che debbono avvenire tramite, tra, dal porto di Ancona all'Umbria anche alla bassa Toscana all'Alto Lazio avvengono attraverso il nodo e viceversa così dice sì, quando ci sarà eh, la definitiva eh, collegamento con Civitavecchia che è prossimo al completamento, apriranno l'ultimo tratto, penultimo tratto fino a, Ponte Romano, fino a Monte Romano, eh, della quattro corsie passa per Viterbo e quindi ci sarà un grande eh, afflusso di mezzi che in qualche maniera dovrà essere affrontato. Io dico se non ora quando, tra l'altro noi abbiamo licenziato il piano regionale dei trasporti eh, nel 2015, si tratta di rivederlo, c'è un ordine del giorno approvato in sede di assemblea legislativa all'unanimità, uno dei primi firmatari è stato il consigliere Morrone per inserire anche eh, adeguamente la viabilità in Valnerina perché uno degli elementi, dei presupposti per la ripresa economica e sociale della Valnerina sono le vie di comunicazione e quindi affrontare, fine anno sono i tre anni che, sono, che scadono per mettere mano al piano regionale dei trasporti, la questione dell'adeguamento della viabilità della Valnerina e, e riprendere tutto il tema del nodo proprio in questo momento in cui si sta discutendo di ulteriori insediamenti. Morroni sì. ma la questione dell'area eh, cui si sta parlando quindi l'area di, 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 di Colle Strada è sicuramente un nodo nevralgico io per motivi professionali frequento Perugia ormai da più di, di 15 anni e devo dire che le problematiche connesse all'accesso alla città di Perugia in quell'area ci sono da, da, sì. da, moltissimo, da moltissimo tempo. Credo che l'ipotesi di sviluppo, il progetto di sviluppo, non è più un'ipotesi, ormai è avviato su, sul terreno di una fattibilità. Il progetto importante di sviluppo di quell'area con l'arrivo di, un, di, di una struttura di grande rilievo internazionale rappresenti l'occasione per eh, porre rimedio definitivamente in maniera strutturale a quei limiti che quel tratto di viabilità ha sempre evidenziato. C'è un coinvolgimento importante da parte anche di ANAS, proprio in considerazione, oltretutto, di quella dimensione strategica che quel tratto viario rappresenta non solo per la viabilità della città di Perugia o dell'Umbria, ma eh, non è esagerato dire anche per la viabilità. Di rilievo nazionale, per cui ci sono le risorse finanziarie. C'è già una progettualità che punta a salvaguardare i livelli di fluidità del traffico in vista di questo importante investimento espansivo che verrà fatto in quell'area. Quindi credo che sia giunto il momento di risolvere una questione annosa, grazie appunto a questo nuovo insediamento, a questo investimento importante che arriverà in quella zona. Certamente. Credo che si possa affermare con assoluta tranquillità: vi è la giusta attenzione su questo tema da parte del Comune di Perugia, da parte anche della Regione L'Umbria, da parte dicevo, di Anas. Quindi c'è la possibilità di una convergenza davvero fattiva che permetta di dare una soluzione definitiva e di dare un contributo in termini di qualità della viabilità a quell'area. Vuole aggiungere qualcosa o cambiamo no, argomento? C'è da dire che nel progetto presentato ci sono delle soluzioni che affrontano il tema però la questione è talmente impattante che va affrontata alla radice attraverso il, eh, questo bypass che dovrebbe andare da Collestrada a Madonna del Piano fino all'area Silvestrini che eh, sarebbe una, una certo. variante generale eh, del traffico di Perugia. Allora, abbiamo tre minuti, vorrei dedicarli alla pagina politica no? Forza Italia, Morroni, Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni, due partiti insomma, in fase di ristrutturazione, se vogliamo, usciti non particolarmente bene dalle ultime elezioni politiche. Il Partito Democratico ha le prese a breve con il congresso, eh, ci sono più di un candidato. Insomma, che eh, proverà a misurarsi per la segreteria del partito come vede il futuro del PD? Ma io lo vedo su tre questioni eh, discussione approfondita opposizione e unità queste sono le tre direttrici sulle quali noi abbiamo bisogno di tanta unità fra le varie eh, componenti eh, dell'area del partito democratico abbiamo bisogno di fare opposizione Decisa perché i cittadini hanno bisogno di avere un eh, riferimento eh, rispetto alle politiche che vengono fatte che, eh, sulle quali non trovano risposte ai propri bisogni, da parte del governo questa ultima che toglie i poteri alle regioni eh, sulla ricostruzione a metà strada, voglio dire, e mi sembra una cosa, una trovata veramente eh, stranissima, insomma, no? dopo due anni uno cambia completamente eh, senza fare un minimo di analisi, di approfondimento la procedura. Quindi, questa è una, questa è una delle poche: quindi, un'opposizione attenta, costruttiva naturalmente, perché siamo forze di governo, certo. eh, l'unità nostra è fondamentale e, e, quindi, e poi anche un approfondimento sui caratteri. Eh, programmatici della nostra opposizione e anche sull'esperienza condotta fin qui di dieci anni di crisi che eh, sono state appunto affrontate, che, di cui il Partito Democratico si è fatto interamente eh, carico oh, di questa fase politica che a dire di tutti voglio dire oggi ha l'Italia in maniera solida, i conti eccetera eccetera. Morroni, eh, Forza Italia, eh, dicevamo prima un po' come il Partito Democratico, insomma, c'è stato questo grande esploit della Lega che continua a scapito, possiamo dire, nell'elettorato del centrodestra, particolarmente di eh, Forza Italia. Ma la domanda è un'altra. A livello periferico c'è un centro-destra che governa molte regioni, a livello governativo c'è una Lega in sé, invece insieme al Movimento 5 Stelle. È una situazione transitoria, lei pensa, eh, per poi ritornare anche a livello nazionale ad una unità con il Carroccio oppure potrà cambiare qualcosa? Ma questo è il nostro auspicio che si tratti di un'esperienza parziale, eh, temporanea e un'esperienza, eh, ci auguriamo, destinata a terminare quanto prima, perché questi primi mesi del governo eh, giallo-verde hanno dimostrato, credo, e ogni giorno che passa questa tendenza si sta consolidando, che vi è una, una forte predominanza dell'impronta politica e programmatica dei 5 Stelle, che è una forza politica nei confronti della quale noi abbiamo profonde, sostanziali differenze e divergenze. Non è così con un partito come la Lega che naturalmente ci ha, ci ha affiancati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo presentato agli elettori italiani un programma di governo insieme. Ahimè questo programma non sta trovando molta accoglienza all'interno della condotta del governo Conte e questo noi lo registriamo con preoccupazione, svolgiamo un ruolo di opposizione nel vedere appunto che i provvedimenti che stanno andando nell'agenda del governo sono in gran parte quelli ispirati dall'agenda politica dei 5 Stelle. Siamo preoccupati per il Paese perché si è presa una tendenza e una china eh, che non lascia intravedere nulla di buono. Da ultimo questo braccio di ferro con l'Europa. L'Europa tutti la vogliamo riformare perché l'Europa così come l'abbiamo conosciuta in questi anni non va bene. Però con altrettanta nettezza diciamo che il futuro non può essere che quello di essere sì. all'interno dell'Europa, non fuori. Quindi anche questa ostentata eh, tendenza a mostrare i muscoli, a introdurre delle asprezze nel confronto, crediamo che non sia un comportamento costruttivo, non sia un comportamento destinato a produrre effetti e vogliamo soprattutto ribadire con forza che questo nostro Paese ha bisogno di essere rilanciato, ma si rilancia dando fiducia alle persone, non dando assistenzialismo, quindi noi abbiamo bisogno di dare spazio, forza e vigore a quanti vogliono modernizzare, innovare il nostro Paese, rimetterlo in corsa, non ricadere in vecchie abitudini come quella del reddito di cittadinanza che è un assistenzialismo pur e semplice. Molto chiaro, in 5 secondi davvero, è Tajani il futuro di Forza Italia e il dopo Berlusconi? Ma Tajani credo che spieghi effic eh, siamo... efficacemente il volto di un partito popolare, liberale, equilibrato nei toni uh -huh. ma fermo e soprattutto lucido nei contenuti. Chiacchieroni, Minizio Zingaretti. Ma noi dobbiamo costruire un futuro che non butti a mare il passato e le cose buone fatte. Ma Minizio Zingaretti? E leggeremo i programmi e quindi, non è ancora deciso, quindi. Ci, ci misureremo, l'11 sarà l'Assemblea Nazionale okay, e da lì inizierà la fase congressuale. Bene, non abbiamo altri secondi per andare avanti, mi sarebbe piaciuto ma non è possibile. Grazie a Gianfranco Iacchieroni, capogruppo del Partito Democratico. Grazie a voi, buonasera. E grazie a Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia e presidente del Comitato per il controllo e la valutazione. Magari nella prossima intervista entreremo anche nell'attività che sta portando avanti con questo organismo dell'Assemblea. Grazie per averci seguito, all'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.